Non credere a Gesù può essere considerato illogico? È illogico il non credere a Gesù e cercherò di dimostrare per quale motivazione. Allora, Gesù è un personaggio storico, è realmente esistito. Questa è la prima valutazione da fare, a prescindere da chi crede che Gesù Cristo sia vero uomo e vero Dio. Gesù è realmente esistito, come lo dimostrano diverse fonti storiche. E di conseguenza questo non lo si può negare. Gesù ha parlato d'amore, quindi ci ha insegnato il Vangelo, che è un discorso di amore, è un discorso di speranza. Ha operato guarigioni, ha operato liberazioni e ha invitato tutti ad amare Dio e ad amare il prossimo come se stessi e a fare agli altri ciò che si desidererebbe che venisse fatto per noi. È un 2 più 2 fa 4, è una cosa che chi può rifiutare questo discorso quando sentiamo in bocca ai buonisti, ai pacifisti, a tutti quelli che si riempiono la bocca di paroloni, di amore, di pace, poi non fa nulla se per caso è violenta, stanno violentando una persona e nessuno magari chiama la polizia o succedono dei reati e nessuno si prende la briga anche in questo caso di segnalarlo. Cronache, queste sono cronache. Quindi chi rifiuta questo discorso d'amore? È illogico. O si nega l'esistenza di Gesù, o altrimenti la si deve per forza accettare perché le fonti storiche sono concorde a questo riguardo, perlomeno come personaggio storico che ha parlato d'amore, si è comportato in una maniera esemplare sotto ogni aspetto e di conseguenza non si può non credere a Gesù e al suo messaggio. È illogico, anche secondo la logica umana. Esistono prove dell'inesistenza di Dio? Allora, prove sull'inesistenza di Dio non ce ne sono. Ci sono tante prove invece sull'esistenza di Dio. Quale prova ci può essere su un Dio inesistente? Tant'è vero che gli atei veri sono pochissimi. Pochissimi, quelli veri, non quelli finti. Perché per esempio, come ripeto e ho già detto in altre occasioni, il massone Voltaire, che faceva l'ateuccio, non era di certo ateo, perché da massone credeva nel grande architetto dell'universo. Lo stesso discorso riguarda il massone Carlo Marx, il fondatore del materialismo dialettico. In quanto massone credeva anche lui nel grande architetto dell'universo. Quindi quelli veri atei sono pochissimi. E gli altri fingono di essere atei, ma credono comunque in qualcos'altro, o nel grande chiesa dell'universo, o non so, nei vari dei che ci sono nel mondo. Quali sono invece le prove dell'esistenza? Le prove dell'esistenza sono tantissime. Cominciamo per esempio, ecco, qui ritorniamo al Vangelo di Gesù Cristo. Gesù fece molti prodigi e tuttora nel suo nome avvengono i prodigi e le liberazioni, perché uno potrebbe anche pensare che quei prodigi fossero un'invenzione delle magie, come purtroppo pare sentire anche, questa teoria la si sente uscire anche dalla Chiesa, da qualche esponente della Chiesa anche di alto livello, parla quasi come se fosse un po' di magia, no? Quindi, Gesù ha compiuto segni, e ho dedicato un libro a questo riguardo, segni sulla natura, perché ha sedato la tempesta. Chi può farlo? Gli scienziati? Gli atei? Dio solo può farlo. Con la parola ha calmato, ha sedato la tempesta. Ha resuscitato i morti. Chi lo può fare? Gli increduli, gli scienziati, chi volete voi? No, solo Dio può operare questo. Ha cacciato i demoni, il principe di questo mondo con tutta la sua genga. Solo Dio può farlo. E ha fatto segni poi di guarigione, eccetera, su ogni forma di malattia, tant'è che poi nel Vangelo Giovanni fece moltissimi altri segni. Allora, e anche adesso, perché anche adesso i sacerdoti e i credenti che applicano il Vangelo, impongono le mani agli ammalati, con fede loro, incontrando la fede di chi riceve, scattano ancora i prodigi. Poi abbiamo l'apparizione mariane, quelle riconosciute,
documentate. Addirittura ricordiamo il miracolo famoso del sole di Fatima, le guarigioni di Fatima, le guarigioni di Lourdes che sono esaminate dalla scienza, i miracoli che avvengono per intercessione dei santi, perché in occasione di ogni beatificazione, di ogni santificazione, la Chiesa richiede un segno, il famoso miracolo valutato da un'equipe medica che comprende al suo interno anche dei non credenti, perché devono valutare da un punto di vista scientifico se è spiegabile oppure meno questa guarigione istantanea, eccetera, perché sia miracolo sono determinati requisiti. Quindi tuttora basta andare nei santuari e vedere quanti ex voto ci sono appesi nei santuari, quindi o d'argento o d'oro o comunque quadri che ricordano determinati eventi di guarigione o di salvezza da incidenti stradali. Sono testimonianze che nel nome di Gesù o ricorrendo alla Madonna, sono, non certo ricorrendo a Stalin o ricorrendo a Lenin, sono avvenuti e avvengono prodigi di ogni genere. Quindi anche in questo caso è chiaramente c'è la dimostrazione che quanto scritto nel Vangelo, se applicato correttamente, si verifica. E allora ci chiediamo perché non si crede a Gesù Cristo quando è logico dover credere. Un discorso d'amore comprovato, infatti, che poi non dobbiamo dimenticare che Gesù è andato in croce liberamente per la salvezza dell'umanità dalle sgrinfie del demonio, perché grazie, virgolette, ad Eva e Adamo era finita in bocca al serpente con tutte le conseguenze del peccato originale. Quindi Gesù non è che stesse scappando, l'hanno preso mentre scappava volontariamente, lo sappiamo dal Vangelo, si è chiaramente andato in croce per riscattarci dai peccati. Quindi questo personaggio che sprigiona amore da ogni poro, potremmo dire, non si può rifiutarlo. Per logica lo si rifiuta perché l'ispiratore, il demonio, lo fa rifiutare, altrimenti non si spiegherebbe come si può rifiutare un personaggio di questo genere. Come si potrebbe? Satana ce lo spiega, che ha in mano le leve del potere nel mondo, certi personaggi che devono carriera e prebende ai patti diabolici fatti col diavolo di nascosto, senza dirlo chiaramente, manifestarlo, che quindi muovono le leve del potere nei mass media, certe leve di potere nella società, nella politica, negli ambienti mass mediatici in generale, virgolette, ispira il rifiuto di Gesù Cristo con tutta la blasfemia che ne consegue, perché basti pensare quando viene quando le immagini sacre vengono utilizzate per essere dissacrate, la stessa Eucaristia che viene rubata, trafugata e ben pagata per messe nere, questo genere è satanico questo qui. Quindi Gesù stesso dice: perché non credete alle mie parole? Voi che avete per padre il diavolo. E queste sono parole di Gesù riportate nel Vangelo. Ecco perché si rifiuta Gesù Cristo, perché l'ispiratore, il demonio, lo stesso che ha mosso la gente nel crucifigi, che ha ispirato il famoso crucifigi, è sempre lui, è sempre il principe di questo mondo, piace o non piace, lui c'è e opera, e meno si crede a lui e meno fa credere e più opera con maggior forza e veemenza. Il celebre professor Antonino Zichicchi ha scritto un libro, Perché io credo in colui che ha fatto il mondo. Tu l'hai letto? Certo che l'ho letto. Il professor Zichicchi, da scienziato, ha scritto questo libro molto importante, in cui appunto spiega che l'universo è stato creato su logica matematica, e dice una cosa sostanziale, cioè la scienza non potrà mai dimostrare, la scienza, l'esistenza di Dio, perché la scienza si occupa di immanente e non di trascendente, che è compito invece della teologia, eccetera, se vogliamo filosofia, teologia, eccetera. Quindi quando qualcuno dice ma la scienza spiegherà, assolutamente è inesatta questa espressione, perché la scienza non si occupa del trascendente, la scienza di derivazione galileana si occupa invece dell'immanente. Quindi lui ha spiegato che l'universo risponde, è un libro che invito proprio a leggere, a leggi scientifiche. Chi ha creato queste leggi? Gli scienziati sono degli scopritori delle leggi, ma non sono gli autori delle leggi, perché se uno scienziato dovesse dire che lui ha creato queste leggi, è da ricovero coatto,
perché scopre queste leggi, quindi tanto il cappello al lavoro degli scienziati che scoprono le leggi, ma nessuno di loro potrà mai affermare, se non fuori di senno, che ha creato lui queste leggi, quindi chi le ha create? Ecco, interessante leggere questo libro di Zichichi, credo in colui che ha creato il mondo, quindi un autore divino che ha dato prove attraverso Gesù con segni e prodigi d'essere che Dio, quindi Dio cristiano, quindi Signore Gesù con segni e prodigi con caratteristiche peculiari come appena ho spiegato prima, quindi sulla natura, sugli eventi naturali, sulla morte e sui demoni, sulle malattie, con la parola, quindi ha confermato il famoso fiat della Genesi che Dio con la parola ha creato l'universo e l'onnipotenza divina, insomma, come possiamo spiegare noi l'onnipotenza divina. Queste leggi che gli scienziati scoprono dimostrano che c'è un creatore che è Dio. Come mai allora Gesù viene sistematicamente rifiutato nelle scuole, negli ospedali, nelle aule di tribunale? Questo è illogico, perché Gesù, che ha dimostrato d'essere chiaramente la bontà impersonificata, che ha compiuto quello che tutti sappiamo o leggiamo, anche se non vogliamo chiedere, ma tuttora continua nel suo nome, lo possiamo spiegare soltanto con il demonio. È lui l'ispiratore, come ha ispirato le persone nella scelta di Barabba al posto di Gesù, quindi di Barabba che era chiaramente un omicida al posto di Gesù, tuttora ispira la scelta di ben altri idoli al posto di colui che ha dato la vita per ciascuno di noi, che ha parlato d'amore e ha dimostrato, perché tanti parlano d'amore, poi si va a scoprire che magari sotto sotto poi in realtà la storia fa giustizia di questo. Altro che amore, altro che d'amore si occupavano, di ben altro. Gesù quindi lo ha dimostrato e tuttora nel suo nome, quando padre Emiliano Tardif, per fare un nome, nelle adunate di migliaia di persone negli stadi effettuava la preghiera di guarigione, vi erano persone che guarivano lì, come avveniva col Vangelo, lo stesso con padre Dario Betancourt, con padre Bill, cioè quando viene applicato il Vangelo, come scritto, la fede di colui che lo applica, quando incontra la fede di chi aspetta le guarigioni, avvengono. E ripeto, se pensiamo poi ai miracoli di Lourdes, che, e lo ripeto ancora perché conviene farlo, né Stalin, né Lenin, né altri personaggi, né Obama, né Berlusconi, chi volete voi li compie, ok? Ma soltanto nel nome di Gesù Cristo, oppure per intervento della Madonna dei Santi, Padre Pio, eccetera, vengono, vorrà pur dire qualcosa. Allora perché si rifiuta? Per logica dico questo, perché c'è l'ispiratore, che chiaramente l'odio verso Dio, l'odio verso Gesù Cristo, verso la Madonna, verso i cristiani, eccetera, muove le leve affinché vi sia questo illogico rifiuto di Gesù Cristo. Grazie per queste spiegazioni che difficilmente si sentono in TV e anche molte volte in parrocchia.